A poco meno di un mese di distanza dal sit-in della Coldiretti davanti alla prefettura nissena, protesta che ha coinvolto anche altre città siciliane e non solo, per evidenziare tutte le criticità del settore agricolo, rimangono ancora alcune richieste avanzate, dalla riduzione dei costi per il caro energetico alle proposte per il fotovoltaico. Intanto abbiamo fatto un pressing molto molto forte nei confronti del governo nazionale, perché è evidente che siamo davanti ad una congiuntura che ha aspetti soprattutto di natura nazionale. È stato mandato all'esame del Comitato Stato-Regioni un provvedimento che prevede una revisione della PAC proprio con una ridefinizione delle misure di aiuto, proprio per fronteggiare dei costi, e poi con una deroga alla disciplina degli aiuti di Stato, molto importante. Questo potrebbe essere un segnale importante, perché sono risorse che vanno direttamente, diciamo, a sostenere le aziende. In più c'è in atto un'importante azione per cercare di ridurre i costi dell'energia, sia per abbassare il costo dei carburanti che per abbassare il costo dell'energia elettrica. E allo studio anche un provvedimento per, accettando le nostre richieste, per ubicare i pannelli solari per le energie alternative sui tetti delle strutture e non occupando il suolo. Nei giorni scorsi, intanto, è stato annunciato dall'assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla il nuovo sistema della regione di assegnazione e monitoraggio in tempo reale dei quantitativi di carburante a uso agricolo erogati ad accisa agevolata. Si tratta di un sistema innovativo, ha affermato l'assessore Scilla, che determinerà l'abbandono di un iter obsoleto e lento. A beneficiarne saranno le aziende agricole, le cooperative, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le imprese agromeccaniche. Il portale, ha aggiunto, è predisposto per l'acquisizione di dati aziendali dal sistema Informativa Agricolo Nazionale, SIAN, e consente agli utenti la compilazione delle istanze in pochi clic. Bisognerà accedere tramite SPID o registrazione degli utenti per la presentazione delle istanze, mentre l'istruttoria potrà essere effettuata sia dai tecnici degli ispettorati dell'agricoltura, sia da quelli dei centri di assistenza agricola. Intanto realtà come la Coldiretti si mostrano disponibili nell'assistenza agli agricoltori per le pratiche. Prima, per la richiesta del carburante agricolo, bisognava compiere un iter che passava attraverso autorizzazioni che erano rilasciate dagli uffici regionali, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nella specie, diciamo. Oggi è possibile farlo direttamente presso la Coldiretti, presso i Coldiretti e presso le organizzazioni che hanno sottoscritto la convenzione. Per i soci della Coldiretti i servizi sono a disposizione, basta venire qui, i dati sono quelli del fascicolo aziendale, la richiesta con l'autorizzazione poi ad andare alla pompa è un atto molto semplice, si può andare a ritirare tranquillamente il gasolio per le imprese agricole. È una grande semplificazione, seguiranno altre semplificazioni, come per esempio la certificazione di imprenditore agricolo, l'autorizzazione all'apertura di aziende agrituristiche con la certificazione per poter ottenere questa autorizzazione. Sono alcune delle cose che stiamo ottenendo come semplificazione dopo, ripeto, decenni di richieste. Finalmente si sta cominciando ad aprire un processo di semplificazione che solleverà l'amministrazione da compiti tutto sommato risibili per restituirli a funzioni molto più delicate, che sono quelle, per esempio, della spesa del PSR.